Destro doveva essere espulso. Ultimamente troppi rigori per la Roma, troppe azioni annullate da altre squadre. A noi non ci favoriscono più. Ci vogliono levare lo scudetto. Agghiacciante quello che dicono. John Borno, ragazzi, pochi cazzi e benvenuti a questo mio nuovo video in cui parlerò della partita che è stata Cagliari-Roma 1-3, perché quest'anno se non vinci non sei la Roma. Cretino! Allora, ragazzi, una Roma cinica quanto basta per un Cagliari che prova degli affondi ma non gli riesce quasi nulla, proprio quasi niente. Cagliari intoppato che cerca di tirare da fuori ma comunque non inquadra la porta. L'unica occasione che ha è appunto quella in cui De Santis sbaglia il rinvio perché prova un dribbling, consegna la palla a un attaccante del Cagliari, tirerà miracolo di De Santis, poi il fallo di Benassia e il rigore per il Cagliari che poi ha trasformato Piniglia, che non so nemmeno se c'era, non ho rivisto successivamente. Però la cosa più agghiacciante è che si stanno lamentando perché dicono Destro andava espulso, se no non faceva tripletta. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. A parte che se Minonno c'aveva quattro palle era un flipper, punto uno. Punto due, c'era anche una gran gomitata, pugno, come lo volete chiamare, di Chiellini ai danni del povero livornese Emegara. E questo non è stato sanzionato nemmeno con la prova TV. Quindi prima di parlare degli altri, guardate quello che fate voi. Parlando appunto della partita in sé, la Roma vince per 3-1, un grande Destro che secondo me merita la nazionale, tripletta spettacolare con tutti i tre gol tapin, che questo è quello che ci serve, un attaccante che la buttava dentro nei momenti più importanti, nei momenti fondamentali, quando serviva buttarla dentro c'era un attaccante così e ora l'abbiamo finalmente trovato. Contro l'Atalanta non ci saranno né Destro né Florenzi né Pjanic per squalifica, saranno fuori Totti e Benassia per infortunio. Mannaggia, Benassia fuori 4 giorni, risaltano tutte e due la Fiorentina a Firenze, mannaggia la puttana. Quindi appello, vengo io, eccomi, sceglimi, sono qui, prendimi, ti prego, sono tutto per te. Rudy Garcia, chiamami che vengo perché posso essere utile alla causa. Io vi ringrazio per l'attenzione, per questa breve recensione, faccio pure le rime io. A breve uscirà un mio nuovo video che potete trovare appunto sul mio canale, seguitelo perché parlerà di calcio, ma non della Roma, proprio di calcio, del calcio puro, del calcio pulito, del calcio che si vuole. Io vi ringrazio e ci vediamo appunto a questo mio prossimo video. Oh, buon shoutout a tutti, non so dimentichiamo mai. I'm the Trumpster, motherfucker.